Presidente, allora oggi a Palazzo dei Celestini un incontro con i dirigenti scolastici, un'occasione sia per accoglierli e per salutarli, ma anche di discutere di idee e progetti alla luce di un bando che è stato pubblicato dal Ministero. Ce ne può parlare? Sì, non solo per rinnovare la disperazione per la situazione in cui viviamo, ma mettendo da parte la arrendevolezza e caratterizzandoci ancora una volta per diciamo, lo spirito, per l'impegno e per la diciamo, possibilità di collaborazione che c'è stata sempre e ci sarà, ne sono convinto, tentiamo di presentarci con progettualità importanti all'avviso pubblico che il Ministero della Pubblica Istruzione, impegnando risorse FERS, mette in campo con 62 milioni, noi speriamo che vengano integrati e aumentati e quindi cerchiamo di, in sinergia con la scuola, con i dirigenti scolastici, di giungere con progettazioni in stato avanzato in modo da poter sperare di cogliere il massimo punteggio e quindi vederceli finanziati, perché è inimmaginabile, impensabile che tutti i progetti di tutta Italia possano essere finanziati. Quindi è ancora una volta non rinunciamo assolutamente, non ci rassegniamo allo stato, alle condizioni sia in termini di personale che finanziare le province, che non attengono evidentemente alla singola provincia di Lecce ma all'intero territorio nazionale, e ci sforziamo di cogliere quelle opportunità, come è stato ultimamente in conferenza unificata Stato-Regioni-UPI, che hanno portato su 15 milioni alla Puglia, 8 milioni alle scuole del Salento.